rassegna backstage nasce per raccontare dei fatti dietro le quinte, lo dice la parola, ma nasce anche per celebrare alcuni dei momenti più grandi della storia dell'Alfa Romeo. Quest'anno, come anche in tutti gli anni in realtà, ci sono molti anniversari da festeggiare e uno di quelli che preferiamo è quello dell'Alfetta GT, che proprio 50 anni fa, anzi veramente 50 anni fa perché era la metà di maggio, viene presentata al pubblico per poi arrivare sul mercato e, come vedo e come abbiamo visto in pista, suscitare tutta una serie di passioni ed appassionati. Questa vettura può essere introdotta in molti modi e potremmo in realtà, vista la mole di documentazione che è ancora disponibile, raccontarla in un ciclo di conferenze, non una. Per cui cerchiamo di raccontarne almeno alcune parti, e raccontandolo partendo da dove è partita, cioè da Arezzo. Sono pochi secondi di video, ma che raccontano molto della vettura, raccontano il piacere di guida, raccontano il suo stile, raccontano lo stabilimento dove è nato. Detto questo, inizierei ad invitare qui sul palco i nostri ospiti di oggi. Quindi inviterei Fabio Madaro, che è un giornalista di grandissima esperienza, di grande carriera, che oggi è collaboratore di Young Classic ed era qui stamattina proprio per fotografare anche una delle Alfette GT. Vieni, accomodati. Buongiorno a tutti. Chiamerei poi Raffaele Sacchi, che dell'Alfetta GT è uno dei padri, almeno di una parte, era in forza alla progettazione carrozzeria quando questa vettura è nata, ci racconterà qualcosa dietro le quinte. Buongiorno, mi chiamo. Buongiorno a tutti, mi chiamo Raffaele Sacchi e ho avuto il piacere di lavorare su questo modello dal 71 al 73. Ho fatto un po' gli interni, diciamo, di questa vettura e come giovane progettista ho cercato di dare il meglio cercando di far bene. Accomodati e poi grazie. Arriveremo anche a questa parte, no, tieni pure il microfono. E poi un altro ospite lo presenterei con un film vero e proprio, almeno un estratto del film che era stato realizzato all'epoca. Rally di Romagna 1978, l'Alfetta di Pregliasco Reisoli vola nelle prove speciali verso il traguardo di Castrocaro Terme, dove conquista una vittoria assoluta che vale il titolo italiano di gruppo 2. Quindi, Mauro Pregliasco, l'aspetto sportivo di questa vettura, benvenuto qua al Museo Alfa Romeo. Bene, non hai bisogno di presentazioni, però ti chiederei di fare un saluto. Qui sei passato tante volte al centro direzionale e è un piacere per noi vederti tornare in questa veste di relatore. Buonasera, buon pomeriggio. Mi ricordano delle cose belle, poi questa macchina qui io ce l'ho nel cuore, a parte che ho vinto nelle gare di assoluto, che era un gruppo 2, non era una vettura vincente per quella categoria, e vi devo dire che insomma sento abbastanza emozionato perché mi ricorda tempi che ero più giovane, ma soprattutto mi ricorda dei tempi bellissimi, delle belle vittorie, dei bei risultati, delle belle gare, e vi ricordo tra l'altro che all'inizio l'Alfa Romeo era abbastanza timida e allora non usavo una vettura rossa, ma una vettura verde,
poi un'azzurra, poi finalmente videro i risultati e mi diedero la vettura rossa. Quindi cosa vi dico? Vi dico che sono qui molto volentieri, sono venuto tante volte, qui mi sento a casa, poi il centro direzionale una volta era una cosa fantastica per noi, per tutti, e solo per noi quando venivamo. Posso chiedere, ne approfitto visto certo, che c'è. Ci mancherebbe. Qual è secondo te il punto, qual era il punto di forza di questa vettura, il vero punto di forza? Allora, questa vettura qui aveva una tenuta di strada eccezionale, perché motore davanti, trazione dietro, ponte de Dion, cambio dietro, e quindi era molto equilibrata. Poi io avevo avuto all'inizio la possibilità, l'ingegner Chiti mi aveva dato l'ingegner Marelli solo per me, per svilupparla. Non abbiamo fatto dei grandi sviluppi perché non si poteva, era omologata in un certo modo, quindi abbiamo lavorato sui pneumatici, dimensione perché da 13 e da 15, poi abbiamo lavorato sulle sospensioni e altro non si poteva fare, i freni erano ottimi e se vogliamo l'unico difetto che io trovo a sta macchina è che aveva pochi cavalli, perché era il prodotto del momento di crisi. Tutti i piloti dicono così però. No, ma è una realtà, una macchina che merita molti più cavalli che poi ci saremmo arrivati con la Turbo Delta. Ma la crisi energetica aveva purtroppo fatto montare a questa macchina, omologare quindi, un motore a testa larga con due valvole. Quindi non aveva il motore della GTA che aveva quattro valvole per cilindri ed aveva 230 cavalli. Questa ne aveva 180, 185. Grazie. Bene, accomodati pure e iniziamo dalle origini. Dunque, la vettura la conosciamo tutti, o meglio, voi, molti di voi la conoscono benissimo perché abbiamo visto quasi 70 esemplari fuori sfilare sul pistino in parata. E ha delle origini che affondano molto indietro nel tempo. Noi sappiamo che l'Alfetta da cui deriva, e deriva quasi senza modifiche a livello meccanico, è stata molto lunga e difficile da mettere a punto. Ne abbiamo già parlato in un backstage dedicato. Questo destino ovviamente affligge anche l'Alfetta GT, la sua versione coupé, che Alfa Romeo avrebbe voluto presentare o insieme o, come poi è stato, a poca distanza dalla berlina. All'Alfetta GT si arriva nel 1974, l'Alfetta GT si arriva nel 74, nemmeno due anni dopo la berlina, e si arriva con tutta la comunicazione di cui l'Alfa Romeo è capace. Viene fatto un servizio sul quadrifoglio, sull'house organ, vengono organizzata la solita, tra virgolette, presentazione stampa con la parte di guida, poi vengono rilasciati tutta una serie di comunicati. E quando arriva sul mercato, il mercato internazionale, è una vettura che era molto attesa, addirittura esiste un faldone solo di anticipazioni, cioè che raccoglie tutti quei articoli di giornale delle varie riviste che aspettavano da un momento all'altro la presentazione della vettura. E quando arriva ha certamente delle forme inconsuete per l'epoca che all'inizio vengono accolte forse non subito in modo molto caloroso, come in realtà era stato fatto per buona parte dell'Alfa Romeo che poi hanno avuto molto successo, e poi poco per volta incomincia a entrare nel cuore degli appassionati. Fabio, qual era il mercato delle coupé all'inizio degli anni 70, delle coupé di fascia alta? Allora, la sua rivale, insomma, poteva essere considerata la BMW dell'epoca, no? Confermi? Però, come mi riallaccio al tuo discorso, cioè questa macchina è arrivata in modo dirompente, dividendo l'opinione pubblica spesso, perché aveva questa linea così inconsueta per l'epoca, cioè parliamo di una coupé, ma parliamo anche di una macchina molto comoda, parliamo di una 2+2 vera, con un bagagliaio vero, e che all'epoca non era così facile trovare, anzi. Esattamente. Questo creò all'inizio disorientamento, ma poi piacque moltissimo. Non so, forse questo è il più bel complimento che si può fare a un designer, no? Quando io osservo questa macchina, che tutti sanno che è di Giugiaro l'estetica, l'esterno, è il più bel complimento che si può fare a Giugiaro, ammesso che ne abbia bisogno, è che questa macchina è ancora assolutamente attuale, anche adesso, ed è molto molto bella.
Hai accennato giustamente alla volontà di renderla una vettura grande e comoda. L'accorciamento del passo tra una berlina coupé è doveroso, ma nel caso della Fiat GT non è così sostanziale. E la volontà dell'Alfa Romeo di renderla abitabile nei posti posteriori è determinante nel scegliere la forma. E questo deriva anche dal fatto che l'Alfa Romeo stava pensando all'epoca di avere una gamma di coupé molto diversificata. Chi di voi ha avuto la possibilità di seguire il backstage sul Montreal, oppure potrà cercare sul nostro canale di YouTube, scoprirà che nello stesso periodo, quindi diciamo nella seconda metà degli anni 60, si stavano sviluppando almeno tre diverse vetture coupé. Una era il Montreal, una era la cosiddetta montrealina con base 1750, e poi vi era una coupé ancora più spinta, chiamata colloquialmente Testudo, che poi invece in museo è esposta come Giulia Spring Speciale Prototipo, che aveva una direzione ancora diversa. Quindi si trattava fondamentalmente di una coupé a due posti secchi, di una 2 più 2 e di una coupé invece con un motore un po' più prestante, fino ad arrivare poi, sappiamo, all'otto cilindri. Quindi quando si affaccia all'idea di avere una versione coupé dell'Alfetta, che fin dall'inizio viene chiamata 116B e 116C, quindi prima ancora di dargli un codice tipo si incomincia a pensare alle versioni coupé dell'Alfetta, pensando ancora che potesse esserci una doppia strada, si pensa a una vettura che deve essere forzatamente molto più grande, perché non deve essere una coupé diciamo due posti o due più due, ma deve avere un'abitabilità vera e un grado di comfort molto elevato anche per i passeggeri posteriori. Tutto questo viene raccontato come sempre dalla cartella stampa, e noi in questo caso non vediamo la cartella stampa, ma vediamo l'articolo sul quadrifoglio, che poi non era che una trascrizione in bella copia della rassegna stampa, in cui si spiega come il concetto di una grande, confortevole Gran Turismo fosse alla base del progetto. E vengono anche anticipati alcuni disegni che vengono insomma presentati come disegni preparatori. Di questi ne circoleranno molti, diciamo sulla stampa, fra gli appassionati, e in particolare molti richiameranno questi disegni. Questi disegni erano ancora alla base del progetto dell'Alfetta GT, di quella che sarebbe stata Alfetta GT, ma in un certo senso ancora lontani dall'Alfetta GT, perché di questa vettura, che poi gradualmente arriverà ad avere una forma, verrà anche fatto un prototipo vero, in 1-1 marciante, cioè fatto una macchina vera, che però anche in Alfa Romeo veniva ancora catalogata come 105-68, quindi ancora non come 116, ma come 105-68, che era della genealogia, diciamo, del Montreal, comunque legata alla serie Giulia. Quelli che invece sono i prototipi che vengono sviluppati per la 116C, la versione coupé dell'Alfetta, prendono delle origini completamente diverse. Alcune molto classiche, alcune molto avveniristiche. I primi in ordine di tempo che si ritrovano sono questi disegni firmati da Nardiello, che però era il figurinista, per cui esistono delle corrispondenti viste prospettiche su Lucido firmate da Cattoni e da altri personaggi del centro stile, che fin dall'inizio pensano a qualche forma un po' dirompente rispetto a quello che si era visto fino ad ora, e pensano sempre di risolvere il problema dei quattro posti con una coda tipo fastback, quindi non più con il codino che era stato della Giulia Spring GT, ma con un volume unico posteriore molto più voluminoso, che poi arriverà anche sulla vettura di produzione. Anche se tutti questi disegni sono molto diversi l'uno dall'altro, incomincia a farsi chiara l'idea che il concetto di avere un corpo molto più voluminoso al posteriore doveva essere qualcosa di imposto dall'Alfa Romeo, o almeno in qualche modo esplorato dal capitolato che era stato fatto, perché come sempre accade non vengono solo coinvolti i personaggi del centro stile, ma anche alcuni carrozzieri esterni. In particolare sappiamo benissimo Giugiaro, che proprio in quegli anni si stava mettendo in proprio,
e Bertone, come vedremo fra un po'. Anche se tutti questi prototipi di Giugiaro vengono ancora siglati come SICA, quindi come se fosse, diciamo, un progetto sviluppato nell'ambito dell'Alfa Sud, o meglio nell'ambito della collaborazione che vi era fra l'Alfa Sud e Giugiaro. Con questo bozzetto, che come vedete è in questo caso è firmato da Favilla, che avrebbe voluto essere qui, ma purtroppo ha avuto un inconveniente e non ha potuto esserci, stiamo parlando del 1968, quindi i primi disegni sono addirittura del 1966 per la 116C. Stiamo parlando di, appunto, di una vettura che viene disegnata 4, 5, 6 anni prima di essere prodotta, o almeno si incomincia a ipotizzare, ma d'altra parte già era in sviluppo l'Alfetta e sarebbero state altre le ragioni del ritardo. Vi era anche nell'aria un'alternativa che, come vedete da questi bozzetti, ha un'impostazione molto diversa da quella che sarebbe stata l'Alfetta GT e che, pur essendo marchiata 116, probabilmente aveva un'altra origine, e chi ha seguito un altro backstage, quello sulla Scarabeo, potrà risalire lì, ovvero l'idea di far derivare una piccola coupé con il motore centrale disposto trasversalmente. Infatti, anche se non è spiegata l'architettura, sul retro delle foto dei prototipi vi è scritto 116C oppure 116-21, che poi era la Scarabeo 2, con motore trasversale. Dato che ovviamente non era un motore trasversale anteriore, doveva essere un motore trasversale centrale. E di questa ipotesi di vettura, in questo caso sì, a due posti secchi, molto più leggera e più sportiva, vengono anche costruiti alcuni modelli. Se guardate con attenzione, intravedete uno specchio messo sul frontale, perché il modello veniva fatto solo a metà e poi si metteva uno specchio affinché sembrasse una macchina intera, dall'altra parte aveva un aspetto completamente diverso. Se la storia della Scarabeo 2 l'abbiamo già raccontata, sappiamo come si conclude e di questo progetto poi non se ne farà nulla, sempre nel 1968 incominciano ad arrivare i tre modellini, i tre prototipi che arrivano dal Centro Stile, da Giugiaro e da Bertone, con tre approcci molto diversi che poi vedremo andranno anche un po' a mescolarsi. Parlando di modellini, come vedete qui c'è una vettura che è poco più che un'alfetta a tre porte, un po' alla tedesca, quindi con un corpo vettura da berlina che viene accorciato e tagliato, mentre l'altro modellino ha una forma un po' più raccolta e con l'idea di farne un po' più una coupé. Ma al di là di questo si arriva molto in breve a un prototipo vero e proprio della 116C. La griglia anteriore richiama ancora quella della 2000 GT Veloce, che pure sta nascendo in questo periodo. Il posteriore è alto, tronco, con una linea fastback, e come vediamo dalle altre, nelle altre inquadrature, ha una forma molto diversa da quella che poi sarebbe diventata la ZGT, anche se vi consiglierei di far caso ad alcuni particolari di questi prototipi, perché poi emergerà abbastanza chiaramente come queste diverse proposte verranno mescolate. In questo caso, per esempio, si può notare come il lunotto, cioè il portellone posteriore che ha tutto il vetro e anche una parte di spoiler, sia molto simile a quello che poi si vedrà sulla vettura vera. Di questa vettura viene costruito appunto un modellino in 1-1 che, come vedete, è fatto in parte in argilla, in materiale plastico, per cui non poteva essere un oggetto marciante, ma vediamo essere in un ambiente, una sala di presentazione in cui sono presenti anche altre vetture, e le altre vetture sono le proposte sia del Centro Stile che degli altri carrozzieri. Facciamo un passo verso quello che è il padre riconosciuto dell'Alfetta GT, quindi Giugiaro, e parliamo del prototipo del progetto SICA, quindi quella vettura che era studiata in collaborazione con Giugiaro, che però non aveva ancora fondato la propria società.
E questo progetto, come vedete, incomincia ad avere delle forme molto più simili a quella che sarebbe stata l'effetto GT, ma anche dei particolari molto più raccolti, sembra un po' angusta, insomma. Questo prototipo, questo modellino, in realtà è il primo modellino che è già pronto nel 1968, da cui poi derivano tutta una serie di modelli in 1-1 per tutto il 1968 e fino, diciamo, al giugno del 1969, che attingono a piene mani da componenti già esistenti, anche pezzi di Alfa Sud, alcuni trattamenti che sarebbero stati poi dell'Alfa Sud Sprint. Insomma, questa 116 progetto Sicca inizia ad avere delle forme un po' più definite. Anche in questo caso vengono fatti dei modelli, come abbiamo visto in scala naturale, in 1-1, e poi arriviamo all'altro prototipo, quello di Bertone. Bertone presenta un prototipo che inizialmente può sembrare un po' sgraziato, addirittura lui lo presenta come Alfetta Coupé Giardinetta, ed era un modo un po' per definire questo volume molto alto del posteriore. Quello che però è molto particolare del prototipo di Bertone non è tanto il posteriore, questo posteriore un po' appunto la giardinetta che probabilmente nemmeno Bertone ci credeva troppo, ma il frontale, perché girandola viene fuori una vettura che al contrario inizia a somigliare moltissimo all'Alfetta GT. Ovvero, l'Alfetta GT, così come viene presentata nel 1974, non è figlia di un unico progetto, ma è figlia del mix di diversi prototipi, quindi con un lavoro che viene portato avanti dal Centro Stile, in collaborazione con altri carrozzieri, in collaborazione certamente con Giugiaro, ma che poi arriva a una soluzione originale, diciamo, che prende il buono che si era trovato dalle varie proposte, dalle varie collaborazioni con gli altri carrozzieri. Ovviamente qui si arriva a una linea di massima, ma esiste poi il solito momento, chiamiamolo, delle decisioni, perché al di là delle linee di massima bisogna prendere delle decisioni anche di dettaglio. E queste decisioni sono molte, su molti dettagli, come immaginate esistono decine di foto solo della posizione e della grafia della scritta, esistono decine di foto solo della forma dello scudetto, però ci sono alcuni elementi per cui esiste proprio una decisione a due vie, e questi vengono riassunti su un unico prototipo che diventa, insomma, diviso a metà longitudinalmente, diventa quello in cui si mettono diciamo in contrasto due posizioni, una con più conservativa, una un po' più avveniristica, che vediamo molto facilmente qui. Ovvero, per il frontale era rimasta la scelta dei fari tondi oppure dei fari quadri che iniziavano ad affacciarsi sul mercato in quel periodo. Sappiamo che per l'Alfetta Bellina c'era stata la stessa scelta e si era optato per i fari tondi, e così sarà per l'Alfetta GT. Anche se il faro tondo sull'Alfetta GT richiederà di sottolineare quella risega sul cofano affinché si potessero usare delle parabole di dimensioni sufficienti. Il faro quadrato, che già era stato anticipato, in realtà ai tempi anche della Giulia, invece viene abbandonato. La stessa cosa avviene per il posteriore, in questo caso la foto è un po' bruciata, ma come vedete da un lato vi è una fanaleria verticale, diciamo, anche in questo caso abbandonata, mentre dall'altra c'è la fanaleria orizzontale molto simile a quella che poi andrà sull'Alfetta GT di produzione. Una volta optato per il faro rotondo, bisognerà poi capire come incastonarlo nella calandra. E lo stesso Giugiaro, durante una serie di interviste, dirà che rispetto al risultato ultimo che era scaturito dalla collaborazione con lui, l'Alfa Romeo all'ultimo momento deciderà comunque di cambiare in particolare alcuni dettagli come la calandra. E quindi quella che vediamo qui è una versione ancora un po' indietro come finiture e come dettagli. Se l'esterno
era stato appunto così combattuto, perché la famiglia aveva cercato prima di lanciare il cuore oltre l'ostacolo con una vettura dalle forme strane, dell'abitabilità molto particolare per una coupé e molto rivolta al futuro, per poi esplorare diverse vie e metterle insieme. C'è anche però il discorso degli interni, che nel caso dell'Alfetta GT, anche in questo caso sono molto particolari, perché se per la parte dei sedili ci si ispira ancora alla serie 105, invece la plancia è di disegno completamente nuovo. E qui lascerei la parola a te, perché mi racconti un po' come, insomma, quando è arrivata l'idea e che cosa è arrivato a voi della progettazione. Ma a noi sostanzialmente è arrivato il concetto di innovazione, cioè l'innovazione consisteva nel fatto di rendere più visibili gli strumenti di bordo per permettere al passeggero o in un tempo successivo ai vari piloti che guidavano queste vetture sulle piste di permettere una comunicazione tra pilota e copilota. E quindi era sostanzialmente trovare la soluzione che potesse rendere anche da un punto di vista visivo gli strumenti o l'orientamento in modo da essere percepito in modo chiaro e non solo, diciamo, semitrasparente. Diciamo. E quindi abbiamo cercato di fare lo sforzo di impostare tutta la plancia in questo senso con un relativo strumento, quindi poi i mobiletti, la parte di riscaldamento, abbiamo cercato di incastonarla in uno spazio che non era granché, non c'era molto spazio. È stata un'impresa non facile, ma come sempre ci siamo riusciti. A che punto arrivavano i progetti, appunto alla progettazione? Cioè, vi arrivavano i modelli dal centro stile oppure arrivavano i disegni o c'era una collaborazione diretta con il centro stile? Allora, noi abbiamo sempre avuto un contatto diretto con gli stilisti, non solo diretto ma anche di scontro, perché tra chi ingegnerizzava e lo stilista c'è sempre stato un certo conflitto, perché uno voleva la luna e l'altro diceva no, non è possibile la luna. Però alla fine siamo sempre riusciti a trovare il giusto compromesso per arrivare a soddisfare le esigenze stilistiche che comunque hanno sempre dato successo ai nostri modelli. Nel caso degli esterni, le foto dell'ultimo modello sono del marzo 1971. Per quanto riguarda gli interni, quando cominciate a lavorare? Noi abbiamo cominciato a lavorare negli interni nel settembre-ottobre del 71, e io li ho seguiti fino a fine 73, poi sono passato su un altro modello. E quando avete incominciato a lavorare, vi era già come unica scelta quella della plancia centrale o vi era ancora anche l'alternativa della plancia più tradizionale, che poi peraltro sarebbe toccato in plancia secondaria? Noi come progettazione era già abbastanza definita, cioè gli interni da un punto di vista stilistico erano già abbastanza definiti. Poi c'è stato, come dicevo prima, una certa interazione tra noi e loro per trovare delle giuste soluzioni e compromesso, ma era già impostata in questo senso. Quindi diciamo che merito agli stilisti di quello che hanno fatto, perché tutto merito loro, se siamo riusciti a realizzare un ottimo progetto. E si poteva dire, quando è arrivato nel 71, un progetto già congelato da ingegnerizzare, oppure le modifiche vanno avanti fino a poco prima della produzione? Guardi, come ho sempre detto, in pratica c'è sempre stato un continuo dialogo tra noi e gli stilisti fino all'ultimo momento. Quindi non c'è proprio un inizio definito, una fine definita. C'è sempre stato, anche nella fase dello sviluppo, una continua iterazione. Diciamo che sostanzialmente in linea di massima era definito, poi anche i dettagli a volte si definivano strada facendo. Tra l'altro, la ZGT aveva come caratteristiche anche i cristalli posteriori discendenti, due poltroncine comode. Infatti sul posteriore non è stato, cioè, soprattutto gli interni sul posteriore, non è stato sempre trovare una soluzione, soprattutto
mi viene in mente il comando dell'alzacristallo, che era manuale, perché allora gli alzacristalli elettrici erano ancora da divenire. E quindi il problema c'era nel fatto della manovrabilità del sistema, quindi sul lato sinistro non c'era la possibilità di manovrare e alzare. Allora, alla fine, come stilista, siamo arrivati a studiare un pomolo rotondo che potesse, con la mano destra, accedere all'alzacristallo senza dover fare fatica per alzare il cristallo, riducendo anche l'attrito dell'alzacristallo, perché prima era molto duro, e quindi studiamo un sistema di alzavetri un po' particolare con una doppia fune. Molto particolare è anche il grandissimo lunotto posteriore, quindi con una cappelliera. Certo, soprattutto il posteriore, ma la parte posteriore permette a questa vettura di avere una grande visibilità posteriore e avere molta luce, e per di più un bagaglio che era degno di una berlina, voglio dire, quindi al di là dei volumi complessivi, comunque era già per allora un successo, perché in pratica nessuno aveva un modello così efficace in quegli anni. Peraltro, anche nel caso degli interni, i primi disegni, se possibile, sono addirittura antecedenti a quelli degli esterni. Vediamo in questo caso un disegno addirittura 116 coupé del settembre 67, quindi molto prima dei primi modelli che abbiamo visto. Lavoravi ancora in progettazione quando si è deciso, qualche anno dopo, di invece ritornare alla plancia tradizionale? Sì, però diciamo che mi avevano già spostato su un altro modello che stava nascendo all'epoca, e quindi avevo un po' abbandonato il lavoro sul coupé. Quindi diciamo che questo processo l'ho seguito solo di riflesso, non direttamente. Grazie mille. Fabio, come... Scusa. Grazie. Hai visto, insomma, da giornalista, che quindi ha una visione un po' più ampia e non un po', insomma, tifosa come la nostra, hai visto come di varie forme poi si sia arrivati a definirne una che è un po' la sintesi di molte altre. E anche negli interni, anche qui, insomma, si è cercato un compromesso che poi peraltro è stato ripensato. Insomma, che periodo era? Perché... come vedi l'origine di questa sintesi? L'origine della sintesi l'ho capita bene adesso grazie a quello che ha raccontato appunto l'amico qui vicino a me. La domanda che mi sorge spontanea è: ma perché a un certo punto la seconda serie, chiamiamola come vogliamo, insomma, si torna a una soluzione più tradizionale? Però lui mi risponde, presumo, non è colpa mia, non sono io, quindi non chiede niente a me. Sai per quale motivo si è passati da una cosa così interessante come poteva essere la prima configurazione, una cosa bella, ma assolutamente normale? In realtà nella storia della Alfa Romeo questo succede infinite volte, perché se pensiamo alla Giulia Springiti, che nasce con uno scalino sul cofano e poi viene normalizzata successivamente con il cofano piatto, pensiamo all'Alfetta, o parlando degli interni basta pensare all'Alfa 33, che nell'83 nasce con una plancia assolutamente innovativa e poi viene in un certo senso tranquillizzata e resa un po' più convenzionale nella seconda serie. Credo che queste fossero più che altro delle scelte commerciali, cioè a un certo punto il pubblico preferiva avere una vettura che sembrasse più matura e quindi più adatta al mercato. Anche se poi la ZGT ha una carriera particolare, perché come la famiglia del periodo nasce nel 2008, poi viene fatta la versione economica, poi passa a 2000, c'è cioè la GTV, e poi chiude la carriera con l'entrata anche della 2005. Avrebbe avuto un altro pezzo di carriera, perché a un certo punto, partendo dalla GTV 6 2005, viene anche abbozzata la 119 coupé, quindi la coupé dell'Alfa 6, che aveva inizialmente la stessa forma, ma con il cambio portato all'anteriore. Capito, grazie.
arriviamo a un certo punto che con tutto questo processo la vettura va in produzione, è pronta e incomincia a essere presentata e lanciata. Costruita ad Arese e collaudata sulle piste modernissime di Balocco. Poi esce per le strade di tutto il mondo, forte di una grande tradizione di tecnica e di stile. Cos'è che fa di un Alfa Romeo un Alfa Romeo? Si parla di Arese, ma si parla anche di Balocco e si parla di collaudo. Sebastiano Caprini, non eri nell'elenco iniziale, ma mi fa piacere averti qui, perché se vuoi salire e fare... a testimoniare il tuo ruolo di collaudatore, abbiamo ci racconti cos'è che fa di un Alfa Romeo un Alfa Romeo. Sì, grazie. Buonasera a tutti, ciao a tutti, grazie a Lorenzo Antizio di avermi invitato. Quindi facciamo un piccolo commento di questa auto, il progetto 116. Il progetto 116 è un progetto un po' molto complicato e difficile da sviluppare, che i tecnici Alfa non hanno avuto paura a portarlo avanti. Quindi parliamo quindi di un motore avanti, il cambio differenziale frizione messo sull'asse posteriore, che non è una cosa semplice, e la trasmissione che gira sempre. Quindi è un progetto che costa molto, è costato molto all'Alfa Romeo, però il Sarta, Busso, Ricorsi, tutta quella gente lì era gente che veniva dal mondo delle corse, e quindi hanno deciso di fare la fetta per che rispecchiasse la Fenda 158 e 159, che ha vinto due campionati del mondo nel 50 e nel 51. E quindi il progetto è andato avanti. Certamente io sono stato assunto nel 1968 a Milano, e nel 67 già c'erano i primi prototipi della Fenda che circolavano. Quindi immaginate voi 5 anni di lungo lavoro, notte e giorno. Quindi siamo andati avanti per tantissimo tempo. I problemi c'erano, però i tecnici li hanno affrontati con grande senso di responsabilità e passione. Se noi l'Alfetta è differente la vettura Alfetta di tutte le altre automobili, perché se noi la pesiamo questa vettura, o che rispecchia l'Alfetta Berlina più o meno, noi abbiamo oltre la distribuzione dei pesi dal 50% davanti e 50% indietro, abbiamo ogni asse lo stesso peso. Se la pesiamo, se pesa 1000 kg, abbiamo 250 kg per ogni asse, e non è una cosa semplice comunque. Una cosa semplice che solo l'Alfa Romeo ha potuto affrontare, perché le altre case l'hanno abbandonato per i costi di non solo di costruire prodotti, ma anche in sede di produzione costa tantissimo. Perché più particolari c'è attaccati alla vettura, più costa, quindi è stato un costo elevato. Pensate solo ai Dedion, che non ha possibilità di errori. I Dedion, per gli esperti, devono avere un camber zero e devono essere controllati tutti al 100%. Qualora uno o due erano fuori, bisognava buttarli via, non si poteva fare niente. Quindi voi pensate quanto costava all'azienda anche in fase di produzione, e quindi sia in la sperimentazione anche in produzione i costi erano elevatissimi. Però tutto questo mi è andato a beneficio chi l'acquista questa vettura, chi ce l'ha questa vettura, perché ha comprato una vettura da competizione che va in giro tutti i giorni. Quindi io ho seguito la vettura dall'inizio alla fine. Solo noi sappiamo quanto lavoro abbiamo fatto su questa versione 116, che non è stata una cosa semplice. Quindi
a tutti quelli che hanno queste vetture Alfa Romeo, tenetevi bene da conto di tutto il lavoro che è stato fatto, che è stato fatto un lavoro impressionante. Una cosa che vi raccomando, quando si mettono a posto, fate la giusta manutenzione, seguite i libretti di uso e manutenzione e tutti i manuali, non fate cose così a caso. Un'altra cosa che volevo dire è che tutte queste auto, tutte le Alfa Romeo, hanno un'anima come tutti quelli che ci hanno lavorato dentro, perché è un lavoro che solo chi ci è stato dentro può sapere quanta fatica e quanto lavoro abbiamo fatto. Quindi io vi auguro di avere tante di queste vetture, tenetevi da conto e che stiano bene in Italia e facciamo restare tutte qui. Grazie a tutti. Hai detto una frase, insomma, di guidare su strada, di guidare su strada una vettura da competizione, c'è chi la vettura l'ha usata per davvero nelle gare, per cui ti chiedo scusa per aver aspettato tutta la nostra disamina sullo stile, insomma, a un certo punto... Se ti vengo vicino perché c'è un problema della seconda gioventù, anche gli occhiali purtroppo devo tenerli. No, ma tranquillo, adesso mi rivolgevo a Mauro Pregliasco che insomma quando Alfa Romeo a un certo punto ha un prodotto nuovo e decide di tornare alle corse, nonostante arrivi da un passato a dir poco leggendario che era stato quello delle GTA e poi delle GTM eccetera, si rende conto che anche il mondo sta cambiando e le corse su strada incominciano a diventare interessanti come se non di più di quelle in pista, per cui inizia un programma per trasformare la FCT in una vettura da rally. Quando è che vieni contattato la prima volta dall'Autodelta? Allora, io corso la prima volta nel 78 e quindi a fine 77, ma è stato un caso perché Nino Acarella mi aveva premiato in Sicilia e aveva invitato anche dei Gerchiti. Allora, i Gerchiti che erano seduti vicino mi chiese ma Pagliasco lei non correrebbe per l'Alfa Romeo? Dico ben volentieri, tra l'altro io sono a piedi perché a fine 77 ho vinto il campionato italiano con la Lancia Stratos all'Italia, ma adesso sono a piedi che mi hanno licenziato, poi più niente. Però dopo tre mesi di attesa e anche di preoccupazione, dico, non ho più sentito notizie, chissà, mi chiama la segretaria dell'ingegnere e mi dice Pregliasco mi dà la sua agenda che l'ingegnere vorrebbe parlare con l'agenda, io sono disponibile questa sera, domani, quando vuole. E poi mi chiamò tre giorni dopo e di lì iniziò, quindi la realtà, la risposta è a fine aprile, perché la prima gara era in Sicilia ed era nei primi di maggio. Ecco, è lì che ho iniziato il rapporto con l'Alfa Romeo. E che cosa c'era di pronto? La vettura che punto era? Allora, la GTD non era molto sviluppata perché non ci avevano corso, ma vi devo dire che i GTD mi aveva messo a mio agio, mi aveva dato l'ingegner Marelli e mi ha dato l'opportunità di andare con i meccanici a fare delle prove. Quindi siamo andati per le strade che chiudevamo al traffico chiaramente e anche in circuito sia qui che a Balocco, e quindi abbiamo fatto veramente un buon sviluppo anche se non abbiamo potuto stravolgere la macchina perché come regolamento non si poteva, però l'abbiamo affinata bene e l'abbiamo resa al massimo delle prestazioni per il campionato italiano rally. Ma ci credeva l'Alfa Romeo Autodelta ai rally in quel periodo? No, subito non ci credeva. Poi dopo le mie prestazioni si sono accorti, sono stato diverse volte davanti alla Lancia Stratos e alla Fiat 131 che erano macchine nate da corsa, e allora a quel punto hanno incominciato a crederci e io tanto sollecitavo, ma non voglio più cavalli e compagnia bella, e infatti a fine 79
si fece la fetta Turbo Delta, che aveva molti cavalli, aveva dei difetti perché era all'inizio, la macchina era la stessa, però il motore aveva molti più cavalli, ma aveva un ritardo enorme perché era un turbo tra l'altro a carburatore, e quindi quando si accelerava, accelerava dopo un secondo, e quando si toglieva il piede dal gas, terribile, accelerava ancora per un secondo. Io ho avuto la fortuna di aver guidato molto prima la Fuglia, e quindi mi ero abituato a frenare col sinistro. Questo mi ha aiutato tantissimo per tenere su di giri il motore, quindi avere meno ritardo. È come un anti-lag system, insomma, fatto manualmente. Fatto per i piedi, però. Rapido. Vogliamo raccontare qualche aneddoto, voi se vuoi, del coupé su strada? Certo, mi dai un minuto, faccio un attimo la domanda a Fabio. La stessa domanda che ho fatto a Mauro la faccio anche a te. Ci si credeva nei rally in quel periodo, o meglio, l'Alfa Romeo decide quasi di ritirarsi della pista, almeno per la vettura turismo, e inizia con qualche timidezza a dirigersi verso i rally? È nì la risposta, ovviamente, perché comunque in quell'epoca c'erano Fiat, c'era Lancia, insomma. E la paura, forse, credo, ad interpretare correttamente la tua domanda, è Alfa Romeo aveva forse un po' paura a gettarsi in quell'ambito con delle vetture oggettivamente molto molto forti, come appunto erano quelle di Fiat e di Lancia. Forse è per questo che c'è stato un'iniziale titubanza, immagino io, che poi dopo... Indubbiamente, perché Alfa Romeo aveva un nome enorme in tutto il mondo, perché aveva vinto dappertutto, con, diciamo, la antesignana delle Formula 1, perché erano macchine fantastiche. Tra l'altro l'ho visitata ancora ora, come sempre, l'ho perso gli occhi. E quindi esporsi dopo aver vinto dappertutto non era così facile, come giustamente diceva, con una Lancia che era 10 anni che vinceva dappertutto, contro tutti, insomma non era tanto facile. Però si erano resi conto che la pubblicità che ne derivava dalla vettura su strada era molto importante, perché era vicina alla gente, era molto vicina alla gente, non era una pubblicità costruita, anche bella e compagnia bella, fatta in televisione, ma era una pubblicità vera, perché mandava la macchina su strada. E poi, essendo un gruppo 2, quindi non un gruppo 4, non una vettura d'assoluto, aver vinto gli ha portato molto, e quindi poi ci hanno creduto veramente. Com'era la squadra insomma, dell'Auto Delta all'epoca? Ne abbiamo parlato molto negli ultimi backstage, ma il parere dei piloti è sempre definitivo, insomma. Beh, l'Auto Delta erano tutti bravi, molto appassionati, a me hanno voluto bene, io mi sono fatto voler bene, quindi io mi sono trovato molto bene. E, però non erano abituati ai rally, infatti non c'è, io mi ricordo qualche aneddoto che qualcuno diceva, ma sono le 6, noi abbiamo finito il nostro rally, guardate che nei rally rari non c'è rally di notte a tutte le ore. E infatti loro si sono adattati, sono stati bravissimi, poi erano appassionati, l'avevano nel cuore. Chi lavorava per Alfa ce l'aveva nel cuore, non lo faceva solo per denaro, per mestiere, ma lo faceva perché l'amava questa macchina. Io intanto mi sono permesso di prendere uno spezzone di intervista che all'epoca avevi fatto per Alfa Romeo, per cui insomma, vediamo un po' il confronto fra ieri e oggi. Mauro, chi è Mauro Pregliasco? Chi è? Direi intanto è un uomo semplice, è un uomo qualsiasi. Un uomo che corre in macchina. Fa il pilota di professione, ma soprattutto un uomo. E la macchina di Pregliasco? Oggi come oggi è una cosa unica. E poi ora la mia Alfetta mi sta dando realmente molte soddisfazioni, perché è una vettura che non si rompe mai, anche nei rally più duri riesce ad arrivare in fondo. E quindi ne sono molto felice. L'Alfetta ha raggiunto un'affidabilità enorme, e l'unica cosa che dobbiamo ancora migliorare, penso, sia il motore, la potenza del motore. Sta
sta arrivando il turbo, e quindi mi auguro e ci auguriamo tutti, si augurano tutti gli appassionati dell'Alfa, che questo motore sia potente, possa combattere le vetture che stanno dettando legge nel gruppo 4. Non dimentichiamoci che noi corriamo in gruppo 2 e in gruppo 2 siamo sempre in testa, siamo sempre primi del gruppo 2. Io ho avuto tante belle soddisfazioni con l'Alfa Romeo. Purtroppo con la Turbo Delta abbiamo corso solo nell'80, era appena uscita, aveva diversi problemi da mettere a punto. Però io ho vinto il Rally di Danubio in Romania nell'80, è l'unica gara che abbiamo vinto con quella macchina lì, perché a fine anno la Ferrari doveva presentare la nuova Turbo Delta, quindi con più cavalli, con meno ritardo nell'accelerazione come turbo. E purtroppo invece, una doccia gelata, arrivò l'annuncio che l'Alfa Romeo abbandonava le gare su strada, i rally. È stato terribile. Ci hanno pagati ancora l'81, per carità, perché Massacchesi, che tra l'altro era venuto anche sul circuito, come mai aveva provato la Fetta GTV, quindi per dimostrare che ci credevano veramente. Però purtroppo a quel momento, forse per chiudere l'autodelta che non riuscivano a gestirla come volevano, perché l'ingegner Chitti, che era un genio, una persona bravissima, in gamba, molto in gamba, però indubbiamente non era un uomo facile da gestire, quindi gli davano degli input, poi lui però decideva come voleva, anche se lui personalmente amava più la Formula 1 di rally, li ha fatti per dovere. Sì, infatti quando raggiunge il suo obiettivo della Formula 1 le altre attività vengono messe un po' da parte. Lui già all'epoca, insomma, quando iniziava a far crescere la 33, vi è una bellissima nota che fa Luraghi, in cui spiega come tutto quanto quello che la Delta sta facendo porterà dei risultati, ma in fondo l'obiettivo è quello di arrivare in Formula 1. Quello era sempre stato il suo sogno, e quando ha potuto agguantarlo il resto è passato in secondo piano. Verissimo, verissimo. Ma vorrei sottolineare una cosa: guardate questa macchina, io non voglio dire l'ho guidata, io l'ho amata, ma è bella. È bella al giorno d'oggi, è moderna, sembra disegnata adesso. Non è... Si vedono in giro tante macchine che le vedi che sono vecchie. Questa macchina qui sembra disegnata oggi, è bellissima, complimenti a tutti voi. Veramente, io l'ho sempre amata tanto. Poi sono di parte, perché avendo una guidata l'ho veramente amata. Grazie. Invece, giustamente dice, sembra disegnata oggi, è ancora bella, insomma, sono cose che tra appassionati ci si dice, ci si racconta. Effettivamente l'Alfetta GT arriva nel mondo del collezionismo forse un po' tardi, forse un po' messa in ombra dalle GT 105 per molti anni. Oggi però, e l'abbiamo visto qua fuori, è in grado di suscitare molta passione. Da giornalista che oggi si occupa di Ian Timer, anche se questo ormai ha 50 anni, quindi Ian Timer non è più, come arriva l'Alfetta GT nel mondo del collezionismo? Ma forse per quello che dicevo prima, è talmente bella che viene scoperta di volta in volta, e ogni anno che passa è sempre più apprezzata, e questo è molto importante. E quali sono le sue... oggi quali sono le sue concorrenti, chiamiamole così? Non saprei, andiamo sempre lì. BMW, ci sono BMW del passato molto belle, ma non perché sono qui ad Arese, ma non hanno il fascino di questa Alfetta. Fa un po' classe a sé l'Alfetta GT. Sì, sì, assolutamente. La BMW a quei tempi non valeva niente in confronto. Adesso l'ha migliorata, è una buona macchina. La BMW. E poi invece è andata avanti e ha fatto dei grandi passi. Ma giustamente, mi appello a quello che diceva prima, siete voi adesso che dovete spingere questa macchina, perché la macchina è amata, e chi la conosce impara ad amarla ancora di più, perché è una macchina, come dicevo, che è attuale,
ma poi è molto bella, nello storico domina. Come fa a non dominare? No, ma infatti lo vediamo qui e seguiranno altre puntate, perché la carriera è stata molto lunga e non si esaurisce con le origini dell'avventura. Invece tu mi dicevi che hai qualche aneddoto sulla coupé da raccontare. L'ultima volta mi hai raccontato del furgoncino dell'Alfetta. Raccontiamo qualche aneddoto da un prototipo mille volte a tutti questi amici che vengono anche da lontano. Il primo prototipo era questa vettura camuffata, era un prototipo, i prototipi sono messi insieme in qualche maniera di carrozzeria, certamente la parte meccanica, e ci sono diverse configurazioni. Il primo prototipo era un motore 1.8 potenziato, aveva circa 130 cavalli, e quindi facevamo prove sull'autostrada a Milano-Torino, a Aosta e ritorno per la trasmissione, il cambio, come si girava a Bolocco, e le vetture giravano notte e giorno, i motori giravano notte e giorno, noi giravamo notte e giorno. Quindi un bel momento ero sull'autostrada da Torino che andavo verso Aosta, e cioè, era una vettura che superava i 200 all'ora, una vettura che camminava, qui parliamo nel 75, no, prima che uscisse il prototipo, e quindi supero parecchie vetture e a velocità elevata. Qui ci sono curvoni molto impegnativi, ma però con questa vettura si può fare, abbiamo qui un pilota, quindi si può fare tante cose, basta saperle gestire. Quindi mi fermo all'autodrill di Châtillon, beverò un caffè al mattino. Si ferma un francese con una vettura, un Citroen che l'avevo superato. La vettura era camuffata con un camioncino, l'hai visto, come se trasportasse la verdura. Questo qui si ferma e mi fa: non ho mai visto un camioncino che corre così forte. E io dicendo: guarda, non ce ne sono in giro così, che camminano così. E, ma trasporti merce deperibile? No, io sì, c'ho il pesce che lo devo portare qui al ristorante del casino. Non ho mai visto un furgoncino che va così veloce. Cosa vuoi fare? Un camioncino che cammina, perché il pesce bisogna portarlo fresco al ristorante, perché sennò quelli si lamentano. E così quello, beh, è rimasto, perché lui non sapeva di che cosa si trattava. E quindi è andato via un po' non tanto contento, insomma. E poi volevo dire qualche altra cosa, che questa vettura, questa versione 116, dobbiamo dire grazie a Satta, grazie a Musso e tutti quelli che l'hanno voluta, che hanno fatto un bel regalo a chi l'ha acquistato un buon prodotto a buon prezzo, a differenza delle altre auto, che compra un'auto cara però con pochi contenuti, perché gli altri costruttori, quando venivano qui ad Arese e vedevano questa vettura a Bolocco, dicendo: ma voi siete matti a fare una vettura così, noi con questa ne facciamo tre. Invece l'Alfa ne faceva una. Qui abbiamo un pilota che ne sa più di me, quindi sa cosa vuol dire un De Dion, e col cambio dietro è una vettura eccezionale, è una vettura che da corsa, come detto prima, che usiamo tutti i giorni, e quindi bisogna tenerla da conto. Grazie. In questo periodo l'Alfa Romeo stava pubblicizzando molto l'Alfetta GT in Italia e in Europa, ma era anche il periodo in cui l'Alfa Romeo stava cercando di tornare in maniera un po' più organizzata negli Stati Uniti. E incredibilmente l'Alfetta GT diventa uno strumento di promozione, ovvero, visti i successi commerciali della vettura, viste le potenzialità dinamiche, viste anche i primi risultati in gara, a un certo punto l'Alfa Romeo, con sede a Newark, quindi quella che si occupava della vendita nei 50 stati, chiede all'Alfa Romeo italiana di effettuare una campagna di comunicazione
verso i clienti sportivi degli Stati Uniti. Qui vediamo un ritaglio della rivista di Sports Car in cui praticamente ci si rivolge al mercato americano, in particolare quello dell'SCCA, quindi del campionato californiano di fatto, dove corrono, diciamo, molte vetture derivate dalla serie, e si pensa di creare un pacchetto corse per quel campionato partendo dalla Fetta GT. Si pensava di fare come si era fatto con la Giulietta Spider, come si era fatto con alcune GT, come altri costruttori hanno fatto costruendo intere carriere, se sono molto pochi i piloti che poi acquisteranno questo pacchetto e lo useranno per correre, a un certo punto arriva in Alfa Romeo questa era, diciamo, la comunicazione fatta dalle filiali, e arriva in Alfa Romeo un invito che con gli occhi di oggi avrebbe potuto essere l'operazione comunicativa del secolo, ma che all'epoca era stata un po' sottovalutata, perché attraverso Dino De Laurentiis arriva in Alfa Romeo la richiesta di Paul Newman, che voleva una Fetta GT per correre nel campionato californiano. All'epoca Paul Newman era già famoso, ma Alfa Romeo era pur sempre un'azienda abbastanza rigorosa e seria nel modo di fare. Per cui, con tutto quanto, arriva comunque in mano, diciamo, in questo proviene dalla direzione vendita estero, che lo passa a Session Repo, quindi alle relazioni pubbliche, e quando uno dice correre per l'Alfa, la prima nota è: cosa significa correre per l'Alfa? Che tradotto significa? Ma paga o lo dobbiamo pagare noi? A un certo punto allora incomincia il dialogo, e la prima parte di dialogo è l'Alfa Romeo americana, l'Alfa Romeo Inc., che dice all'Autodelta: ci chiedono di avere una vettura, Paul Newman sarebbe interessato, siamo in buoni rapporti, ma lui ha delle richieste da farci. Allora Kitty risponde, questa nella seconda pagina c'è la firma di Kitty, quindi risponde in prima persona e dice: allora, quello che possiamo fare è dargli una vettura con motore 4 valvole, 240 cavalli, secondo questi regolamenti, con queste specifiche, queste prestazioni e anche questo costo. C'è anche una nota, forse avrebbe razza a borrarla, perché il regolamento americano prevedeva un peso minimo leggermente superiore. Questa lettera viene poi messa in bella copia, spedita attraverso De Laurentiis a Paul Newman, e incomincia un certo dialogo. Un dialogo che tutte le volte che arriva dall'America parla di questioni tecniche, tutte le volte che ritorna parla di questioni economiche. Ma fondamentalmente emerge un grande problema. Cioè, Paul Newman dice: io ho bisogno di una macchina che abbia almeno 220-230 cavalli, però nel campionato californiano non sono ammesse le teste a 4 valvole per cilindro. E quindi Alfa Romeo dice: questo può essere un problema, perché con le vecchie teste non più omologate che erano state della GTM a 4 valvole per cilindro, noi potremmo arrivare tranquillamente a 2 valvole per cilindro, potremmo arrivare con le potenze, ma le teste non sono più omologate, mentre con le teste omologate sulla Fetta GT arriviamo a circa 180 cavalli, quindi insomma abbiamo un problema. La disputa va avanti e in qualche modo si arriva a dire che a 200 cavalli si può arrivare, se a Paul Newman vanno bene, ma che comunque non è gratis la macchina, ma viene a costare 9 milioni e mezzo, che erano, diciamo, un costo non impressionante, ma comunque era il normale costo di mercato di una vettura gruppo 2. A un certo punto va avanti e Paul Newman incomincia a dire: a me piacerebbe correrci, ma solo se la vettura viene fornita gratuitamente e solo se viene preparata ufficialmente dell'Autodelta. Lì cominciano le solite note, e ovviamente l'Autodelta e Alfa Romeo Inc. non volevano perdere l'occasione, per cui ribaltano la palla sulla comunicazione e dice: va bene, gratuitamente, però che cosa vuol dire? Quali ritorni pubblicitari potremmo avere? A un certo punto Paul Newman viene anche invitato a guidarne una, e da buon furbacchione lui dice: la vettura non performa abbastanza, non è abbastanza veloce, ma se me la date gratis comunque ci corro lo stesso. Purtroppo
Alfa Romeo non fa quella scelta e dice il gioco non vale la candela, non riteniamo il risultato giustifichi tale spesa e quindi l'Alfa Romeo ha mancato l'occasione di avere Pugnone come pilota ufficiale del marchio, senza nulla togliere a Mauro Pregliasco ovviamente. Questa è una piccola curiosità che si lega sempre al mondo delle corse legate alla Fetta GT. Come sempre ringrazio i nostri relatori che hanno arricchito questa conferenza, grazie Mauro, Fabio e Raffaele per aver partecipato a questa nostra puntata di backstage e soprattutto come sempre ringrazio voi.